Regà, voi non potete capire quanto è impossibile cercare un posto per registrare in tranquillità. È impossibile. Sto cercando un parco per stare un po' all'ombra e per farvi vedere cosa ho qui dietro e ciò che è successo la scorsa settimana. Ci vediamo al parco, ragazzi. Ok, qua non tira vento, non c'è nessuno che ci dà fastidio. Non vedo nessuno, quindi possiamo iniziare allora, ragazzi. Questo video vorrei spiegare cosa è successo nell'arco della scorsa settimana, ovvero il 2-3-4, 2-3-4, che siamo partiti per l'evento della casa di carta, no? E ora spiego un attimo come ci abbiamo fatto a partecipare per prima cosa. Spero non si senta il vento perché c'è un vento della Madonna. Cerchiamo di bloccarlo in qualche modo. Proviamo a bloccarlo così, o casca la videocamera. Non casca la videocamera. Allora, stavo dicendo, come abbiamo partecipato a questo contest? Questo contest abbiamo partecipato tramite la pagina Instagram di Netflix Italia. Su la storia avevano pubblicato un post che non so se riuscirò ancora a trovarlo, comunque se lo trovo ve lo faccio mettere qui, qua. Un post in cui si diceva tipo mandate il vostro spoiler più brutto che avete fatto, una cosa del genere, a questo sito, il sito che aveva messo Netflix. Io l'ho mandato, ma ho mandato tipo uno spoiler in cui avevo detto che era morto Berlino. Vabbè, comunque uno spoiler che voi avete fatto ai vostri amici, ma non solo nell'ambito della casa di carta, anche qualsiasi altra serie TV, oppure vita reale, quello che cavolo vi pareva a voi potete dire. Poi c'è stata una selezione di tutti quanti i video, che noi abbiamo pure conosciuto chi li ha selezionati questi video. E niente, l'hanno selezionati e ci hanno inviato un'email il 5, no, il 15 agosto. Mi hanno inviato un'email in cui dicevano: sei stato selezionato, mandaci entro 3 giorni copia della documentazione. Cosa che io l'ho mandata. Dopo di questo, io pensavo fosse una truffa, pensavo non fosse vero, però vabbè, proviamo a mandargliela. Io l'ho mandata e dopo qualche giorno mi invia una scheda di viaggio, quindi devo dire da dove partivo e tutto quanto, non sapendo ancora che tutto quanto era offerto da Netflix comunque. Una volta che io ho inviato questa scheda di viaggio, loro mi hanno chiamato. E mi ha chiamato una signora che si chiama Barbara, che ringrazio di avermi dato questa opportunità. E niente, una volta che lei mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, Matteo, qui funziona così, così, così. Sarà tutto quanto offerto da Netflix, hotel, viaggio, a tutto quanto a nostro carico, a meno che tu non voglia venire con la tua macchina. Però fino a Genova era improponibile. Sarei partito la mattina, sarei arrivata la sera. Invece ho preso l'aereo, dove ho conosciuto un ragazzo che era di Roma. E andava allo stesso evento dove andavo io, Giovanni. Poi siamo messi a chiacchierare sull'aereo e niente. Quando siamo atterrati abbiamo visto questi due ragazzi che avevano un foglio scritto Netflix sopra. E quindi ci siamo aggregati a loro. Eravamo, se no, una decina, quasi 10, sì. Ragazzi che venivano da Fiumicino, qui da Roma. Solo che alcuni venivano da Bari, hanno fatto scalo a Fiumicino, chi da Lecce, insomma, così. Una volta arrivati ci hanno accolto in hotel, ci hanno fatto fare il check-in, gli abbiamo dato il tampone, abbiamo firmato tutte le clausole, tutto quanto, tutti quanti i diritti, no, i diritti d'immagine, comunque le cose per farci riprendere. Una volta fatto questo ci hanno dato la stanza, che io avevo un video della stanza. Se lo trovo lo faccio mettere, però non mi ricordo sinceramente, dovrò controllare sul telefono. Una volta entrati in stanza, alle 6 ore 7, noi siamo entrati in stanza alle ore tipo 3 e 4, siamo usciti, siamo andati al McDonald's che sta più o meno lì vicino. Gli altri mi stavano per ammazzare per quanto abbiamo camminato, tipo 2 km. Una volta che siamo andati al Mac abbiamo mangiato e siamo ripartiti indietro per andare all'hotel, che avevamo alle ore 7 una cena, no, una cena, sì, una cena, comunque un aperitivo e cena in terrazza. Siamo entrati in terrazza, abbiamo conosciuto varie persone, tantissime altre persone di tantissime altre regioni d'Italia. Tra cui anche alcuni influencer ci stavano, tra i quali Sespo, questi così. Passato questo giorno, vabbè, siamo stati là fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, a chiacchierare con tutti quanti. Una volta passato questa nottata, la mattina seguente avevamo la sveglia alle 5 e mezza. Scusate ragazzi, ma vi vedo, cioè vedo la telecamera un po' storta. Ok. Beh, avevamo la sveglia alle 5 e mezza. Ci siamo svegliati e siamo scesi nella hall. E molti hanno fatto colazione, altri no. Una volta scesi nella hall ci hanno fatto salire su un pulmino. Anche se l'hotel, se l'aeroporto comunque stava a 2 minuti dall'hotel a piedi, quindi potevamo tranquillamente andarci a piedi. Solo che per fare scena hanno fatto con l'autobus, con i pullman.
Siamo scesi dai pullman e abbiamo fatto il check-in e ci hanno dato un biglietto con scritto, cioè un biglietto proprio aereo, con scritto la casa di carta e che ci stava scritto la partenza a Genova e l'orario del volo, che erano le 9 più o meno, durante l'uscita della casa di carta. Ci siamo imbarcati, una volta imbarcati, lì parte tutto, perché loro ci hanno fatto sentire un audio del professore, che poi se riesco vi metterò anche il video di Netflix, vi farò aggiungere da qualche parte, o adesso o dopo direttamente. Anzi, facciamo partire il trailer e poi dopo ne continuo a parlare. A ver, panda de cabrones. Benvenuti su questo volo con destinazione Madrid. Tutti i dispositivi elettronici, compresi i cellulari, dovranno rimanere spenti o in modalità aereo. A tutti i passeggeri, è il professore che vi parla. Siete i peggiori spoileratori d'Italia. Per questo la nuova stagione la vedrete proprio qui. Nell'unico posto dove non potete connettervi a fare spoiler. Mettetevi comodi. Il volo durerà esattamente quanto la serie. Allora ragazzi, ecco qua. Questo che avete visto adesso era il trailer dell'evento, quello che loro hanno mandato sulle loro pagine Instagram, sì, Instagram e Facebook comunque. E ecco, come avete ben sentito, a noi ci hanno detto che andavamo a Madrid. In realtà no, siamo stati 5 ore su un volo partito da Genova e arrivato a Genova. Quindi abbiamo fatto avanti e indietro per l'Italia 3-4 volte, insomma. Durante il volo ci hanno dato il pranzo e la colazione, tutto ci hanno dato e ci hanno fatto anche dei regali, tra cui questo che è uno zaino bellissimo, con scritto La casa di carta, che è sotto Netflix, è enorme ragazzi, è duro, quindi è un buon zaino. E dentro questo zaino c'erano delle cuffie che loro ci hanno dato per sentire la stagione sull'aereo, però comunque ci siamo tenuti perché era un regalo da parte loro. E sono delle cuffie Beats con un marchio della casa di carta. Poi ci stava un cuscino per da portare addosso, che ora non ho perché non l'ho trovato a casa, non capisco dove gliel'abbia messo. Poi un power bank gentilmente offerto loro per caricare i dispositivi sull'aereo, power bank più cavo, power bank da 10.000 mAh della Belkin, sempre targato col logo della casa di carta, che a me si è staccato sfortunatamente. Poi quando siamo atterrati è entrato Helsinki, che penso tutti abbiate visto il mio video su TikTok, se non l'avete visto andate a vederlo. E una volta entrato Helsinki, che se n'è andato via, siamo scesi dall'aereo. Io stavo malissimo ragazzi, dovevo andare in bagno in un modo assurdo e quindi mi sono dovuto mettere a correre, però loro sono rimasti là a vedere l'aereo e tutto quanto. L'aereo targato Netflix, casa di carta, bellissimo. Sempre su TikTok trovate i video e tutto quanto. Vi consiglio comunque di farci un salto. E niente. Una volta scesi siamo andati dentro l'aeroporto, che ci stava una lounge, un'area privata per noi e dove potevamo mangiare. E dentro questa lounge abbiamo rubato un cuscino, sempre targato casa di carta, eccolo qua, con tutti quanti, cuscino della casa di carta. Insomma, un po' a posto, perché sennò è gigante, non so dove cazzo vado a metterlo. Ok. Comunque stavo dicendo, non ho portato tutto quanto perché non ho trovato tutto quanto a casa purtroppo, perché mi sono incasinato con tutte quante le cose che ho, è un macello. Dovevamo rimasti? Eravamo rimasti perché siamo andati nella lounge e abbiamo fatto tutto quanto. Dopo questa serata nella lounge dell'aeroporto,
bellissima, devo dire, cibo, però l'unica cosa c'è stato soltanto un alcolico. Vabbè, non era stato un problema. Dopo che siamo andati via da lì, la maggior parte dei ragazzi sono partiti. Chi andava a Milano, chi andava da altre parti d'Italia, erano già partiti. Noi di Roma siamo rimasti a cena lì perché non ci stava l'aereo di prima linea. Quindi abbiamo dovuto aspettare il giorno dopo, la mattina seguente, alle 6:35 avevamo l'imbarco. Alle 6:55 siamo partiti. Questa qua è tutta quanta la storia di ciò che è successo lì. Se avete qualche domanda, scrivetela nei commenti o scrivetemela in direct su Instagram, che è questo qui, o su TikTok, che è questo qui. Quindi, io che devo dire? Ah sì, una cosa. Quando siamo andati in aeroporto, in hotel, ci hanno dato questi fogli, abbiamo dato questi fogli sul letto così. Questo foglio ci stava scritto questo: benvenuti, Netflix ha organizzato per voi un evento speciale della Casa di Carta. Preparatevi a vivere un'esperienza esclusiva ricca di sorprese che scoprirete direttamente domani. Questo era il giorno prima. E qua ci stava il programma. Il 2 settembre, ore 19, aperitivo di benvenuto e cena a seguire. In terrazza, hotel, grazie a dirvi, spettacolare. Le stanze un po' da vecchi, però hotel spettacolare, una terrazza spettacolare. E beh, comunque non ci si può lamentare dello Sheraton, è un grandissimo hotel in tutte quante le parti d'Italia. 3 settembre, ore 6:45 colazione, 7 appuntamento presso la reception e navette da hotel all'aeroporto. Sarà necessario fare il check out della camera per chi andava via lo stesso giorno. E invece per coloro che partiranno il 4 settembre da Genova non sarà necessario fare il check out e né portare la valigia, perché loro ci hanno fatto portare la valigia giù. Niente ragazzi, questo qui è tutto ciò che è successo. Seguitemi su Instagram, su TikTok e qui su YouTube. Lasciate un like, grazie mille ragazzi, bella.